io pago. Giorno. Giorno, signora. Allora, hai caricato tutto, tutto? Sono 10 volte che torni. È tutto a posto. E basta, sta tranquilla, sono no? Sono 8 colli. Ancora insisti? È tutto a posto, tranquilla. Alberto, hai dimenticato questa? Tranquilla, eh? Oh. Io ho altre cose, ma la testa più importanti, hai capito? Sono a Roma a far top manager. Non sto nell'ottico di chi fa facchina alla stazione Termini. E su? Allora, dottor Fumagalli, come ti senti? Ma sono emozionato, è come il primo giorno di scuola e si ricomincia a lavorare. Non sai quanto sono felice per te. Ma sono felice anch'io, sai, avere un'opportunità di lavoro alla nostra età non è mica tanto una cosa facile, è quasi un miracolo, eh? E ho letto su internet che il vostro capo è l'uomo più ricco di tutta la Russia. Caro, caro Kutuzov, il nostro paperone. Oh, vi raccomando, alla sera, prima di andare a letto, tutti insieme, una bella pregherina per lui. Vabbè. Perché pregate per lui, pregate anche per noi. Vabbè. Ok? Tilly, cara, grazie per tutto quello che hai fatto per noi. Ma figurati, dai, appena trovi casa a Roma ci vengo io ospite da te. Sì, chissà quando la trovo. Ma perché? In albergo se sta male. Oh, guarda che Kutuzov ci ha messo in un hotel a 5 stelle, serviti, riveriti, abbiamo tutto. Mi raccomando, appena arrivi chiamaci. Ma certamente che vi chiamo. Mi mancherai, non sono più abituata a non averti tra i piedi. Mi mancherete tanto anche voi. Come faccio senza le mie principesse? Comunque io ogni weekend tornerò qua sul lago, perché voglio stare con voi, abbracciato, sempre insieme a voi. E qui c'è parte l'aereo, su. Ma Peppino dove sta? L'ultima volta che l'ho visto stava alla finestra, fermo, impalato a fissare il lago. Peppino Esposito, stiamo partendo! Sto arrivando, calmatevi, non agitatemi! Se regge più questa. Ma dai, sul poveretto, non lo vedi come soffre? Dai, Peppino, basta con questa faccia appesa, no? Col dramma che sto vivendo è molto difficile poterla avere sollevata. Un dramma? Tua moglie è scappata con altri, è un dramma. Ma ci sono cose peggiori nella vita, Peppi. Ah, tu così la pensi? A confronto tuo, anche le bestie hanno un cuore. Cuore? Ah, tu mi vengi a parlare di cuore a me, dei sentimenti. Siete un giro per i casinò di tutto il mondo, con le peggio sgallettate, mi parli di cuore, au. Vabbè, ho avuto un attimino di sbandamento. Un attimino? C'hai avuto un'epoca di sbandamento. Ciao dai ragazzi, facciamo presto. Il primo giorno di lavoro non possiamo arrivare tardi. Dai, saliamo in macchina. Ciao. Dan. Ciao. Sì. Ciao. 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 Scusate, ma quante macchine ci hanno mandato? 3. Come da contratto il gruppo Kutuzov ci dà vitto, alloggio e un'auto a disposizione per 24 ore. A testa, te capi? Ci trattano come Montezemolo. Per me lo stesso, comunque mi sento una munnezza. Te saluto, core. Ci vediamo in ufficio. Osurdata innamorata. Pronto? Ciao, papà. Come stai? Io come devo stare? Benissimo. Potresti dire alla mamma di tornare a casa, per favore? Papà, ci ho provato, ma lei non ne vuole sapere niente di te, dai. E tu cerca di convincerla. Forse non ti rendi conto di che cosa significa essere lasciati. Ma come non mi rendo conto? Anch'io sono stato lasciato da India. Scusa, ma papà, scusa, mi ero dimenticato. Stai pur tu solo come un cane. È brutto, eh? È brutto, sì. Uno si sente quel vuoto interno. È terribile. Poi vai a dormire, spegni la luce e cominciano gli incubi. Lì il lavoro come va? E come deve andare? Comincio oggi. Tu piuttosto perché non vieni a Roma? Magari ti trovo un posto nel mio ufficio. No, grazie papà. Preferisco cavarmela da solo. Sono grande e devo prendermi le mie responsabilità. Poi a Roma c'è India, Luigino. Se vengo lì avrei voglia di vederli, non è giusto. Abbiamo fatto un patto e io voglio rispettarlo. Vabbè, ma un posto a Milano non l'hai trovato? Sì, lavoro per una grande azienda. Ma sempre nel settore viaggi? Sì, però adesso a viaggiare sono soprattutto io. Ecco. Senti papà, ti saluto. Ciao. Lavoreremo qua. Non ci posso credere. Roba seria, eh? Qui faremo grandi cose. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Mi chiamo Olga Bisukova. Sono vostra assistente. Se volete seguirmi? Ti capì? Dai, dai.
permesso. Ma questa è la nostra stanza. No, questa è sala consiglio di amministrazione. Ah, e gli altri consiglieri dove stanno? Consiglieri siete voi. Noi tre. Da. E adesso dovete immediatamente, come prevede statuto, riunirvi ed eleggere il nuovo presidente gruppo Cotusa Vitalia. Sì, ma vede, noi non conosciamo nessuno, non sappiamo. No, come... no, presidente deve essere uno di voi tre. Ah, siamo gente importante. A Peppino, gente importante siamo. Sì. Dottor Fumagalli, nostra azienda dovrà fatturare centinaia di milioni di euro. Quanto? Centinaia di milioni. Oddio, ma Peppi hai sentito? Ha detto centinaia di milioni di euro. Sentito. Non sei contento? Sentito. Fa finta che sia contento qualche volta. Una volta nella vita, fammi contento a me, no? Non so fingere. Non so fingere! Vi lascio votazione. Buon lavoro. Grazie, Freulein, grazie. Auf Wiedersehen. Prego, accomodatevi, ragazzi, accomodatevi. Centinaia. Prendete le vostre posizioni, mi metto qua, mi metto... sono più consono e mi tolgo anche o capotte. Perché mi tengo capotte, perché non sono abituato a tenermi o capotte in ufficio. Oh, bene. Allora, si iniziano le votazioni per il nuovo presidente del gruppo Kutuzov Italia. Dunque, tu per chi voti? Perché te frega, scusa? Scudire è il segreto. Una camera dei deputati quando votano, che sia. Tu chi ha votato? Io per Tizio, no, io per Sempronio, tu per Caglio, ma che discorsi fai? È il segreto e basta. Vabbè, perché cosa c'entra, Ma siamo tre consuoceri qua. Mi associo alla mozione Dominici. Voglio esprimere anch'io il mio voto nel segreto dell'urna. Ah, va bene, ragazzi, allora facciamo così. Prendiamo delle schede. Tengo una scheda, lei un'altra scheda. Voi, ragazzi, sentite che carta. Il gruppo Kutuzov, va che carta, questa è extra strong. Ecco qui. Ma come, già votato? Io ho le idee chiare. Ha le idee chiare. Beato te. Beato te. Io, anch'io, ho già votato. Ecco qui, ho già votato, la votazione l'ho fatta. È segreto, lo scrutinio segreto. Tu hai votato? E aspetta, ma che sono scoppiettata? Hai votato? Bene. Perfetto, percentuale dei votati 100%. Ci colleghiamo con l'Istituto delle Rilevazioni per il primo exit poll. Ma cosa adesso di cosa dici? Ma sto stemperando, parimo tre scemi, ma che fa questa cosa? Facciamo un'altra cosa, che dai. Che dobbiamo fare? Facciamo lo scrutinio. Scrutinio delle votazioni. Vedo io. Allora, eccola qua, allora. Vediamo la prima. Oh, Fumagalli. Fumagalli 1-0 per me, Lì, eccolo qui, Fumagalli. Apriamo la seconda, non si capisce. Dominici, si capisce bene, Dominici. Uno pari. Terza scheda. Vediamo la terza scheda. Qua ho sapere, Esposito si va ai supplementari. Ma senti, Asuccio, questa è la calligrafia tua. Magari dove sei scritto da solo. Che se andate a votare da solo. Ma perché non si può? Fino a notte devi vergognarti. Io ero vergognato. Sì. E tu perché hai votato? Per me. Perché Alberto Dominici è la persona che merita. Mi fido di lui, va bene. Ma che cosa c'entra? Anch'io allora non ho votato il partito, ho votato la faccia, ho votato il viso, ho votato la lealtà. Il viso. E tu perché hai votato? Anch'io per me. Però in maniera ostruzionistica per evitare di far eleggere nessuno di voi due. Votazione annullata, va bene? Ci stiamo a far riconoscere. Sì, ma se dobbiamo far riconoscere, ragazzi, facciamo un altro metodo. Basta, schede, le pigliamo, le buttiamo e poi facciamo questa qua. Oh, sono tre stuzzicadenti, li vedete? Tre stuzzicadenti. Quello che piglia il più corto diventerà presidente. Io adesso spezzo uno stuzzicadente, lo butto alle spalle, lo metto così, mischio, quello che piglia quello corto, piglio io, dite voi, piglio tu, mischio, eccolo qua. Oi. Signori, grazie, mi consentano, sono il nuovo presidente della Kutuzov Italia. Complimenti, presidente, sono fiera di te. Sì, ci vediamo più tardi. Sì, la mamma te la saluto. Un bacio, ciao. Papà è diventato presidente del nuovo gruppo rosso qui in Italia. Ah, ma è proprio bravo Lorenzo, eh? Sì. Papà... Ogni volta che si caccia nei guai riesce sempre a risollevarsi. Sì, papà è proprio bravo. Io, ma che volevi che ti mettessi al mondo con un papà cretino? Beh, meno male. Meglio di mamma. Così, amore. Oh. Mamma, ma io con Antonio che devo fare? Antonio. Ma guarda, io
Sono la persona meno adatta per darti un consiglio. Nella mia vita non ho mai voluto nessuno accanto. Però... Però? Però da grandi succede una cosa meravigliosa. Si è capaci di cambiare idea. Come? Beh, si ammettono i propri errori. Oh, io non voglio che tu faccia i miei stessi sbagli. I figli hanno bisogno di tutti e due i genitori. Ciao, Mary. Allora, com'è andato il primo giorno di scuola? Amore, se i russi pagheranno pure bene, però ti ammazzano di lavoro. Sono stacanovisti. Sì. Io non vedo ad un albergo una bella doccia per sbragalletto. Oh. Ma che dici, amore? Siamo a cena dalla zia Giovanna. Ha organizzato una festa per il tuo ritorno a Roma. C'è lo zio Cesare, lo zio Mario. Naturalmente siete invitati anche voi, eh? A mangiare la trippa. E la pagliata. E la coda vaccinare. No, non mi piacciono queste cose. No, ma noi poi non possiamo venire perché abbiamo un altro impegno. Ma con chi? Andiamo a casa di India. Di India? Cerchiamo di farla tornare con Antonio. Ah, torna su rientro. I figli sono piezzecore. Che quando parlate dei napoletani usate sempre questi luoghi comuni, sti banalità. Vabbè, comunque, vi perdete una cena con fiocchi. Amo, famoso sacrificio. Se sicuro ci sta la pagliata? Pure la trippa. Ciao. Vabbè, ciao, ragazzi. Buon appetito. Buon appetito. Oh, ci siamo dati la salvata, caro mio. Meno male, cure vaccinate. No, vaccinare. Comunque noi stasera andiamo a casa di Bambi. E Bambi ci prepara un mangiare fantastico, giapponese. Certo. I sushi. Io adoro mangiare orientale. Beh sì, è un po' complicato però il trasporto tra il piatto... C'è la bocca. No, più che altro per me è irrealizzabile. Oltretutto a me la roba cruda mi fa poco senso, penso che rimango digiuno. Sarebbe stato molto meglio la pagliata. Cosa? No, è una roba nostra. Senti, India, io e Peppino siamo venuti qui perché volevamo chiederti una cosa. Da un po' di tempo ci stiamo chiedendo... Ma che cosa? Come cosa? Quella cosa che tu sai benissimo, no? È che però tu sai benissimo, no? Che devi dire tu che sei il padre di parte femminile. Glielo dico io, va. Perché non ti rimetti insieme ad Antonio? E questa è la cosa che ti volevamo dire, no? E certo sì, adesso gliel'ho detto io, falla parlare, no? Ma in fondo Antonio non ha fatto niente. E allora? Ha passato un periodo molto difficile. E io avrei voglia di rimettermi con lui. Beh, abbiamo risolto, andiamoci a mangiare una pizza tutto qua. Un bel sakè. Sì, sakè. Ecco, questo è quel famoso sakè, quello del milanese. Però il fatto è che secondo me non è in grado di fare da papà nostro figlio. Dagli un'altra possibilità, no? Magari in questo periodo è cresciuto. Sì, è cresciuto, secondo me è cresciuto, ma è molto cresciuto. Mi dispiace, ma per il momento non voglio, non sono convinta. Ma... Cosa c'è? C'è un cagnolino? Ma no, è Peppino, dai, non fare così. Scusatemi, ma io quando sento parlare di questi giovani che si lasciano e si rimettono e si lasciano, penso sempre a Margherita. Cosa c'entra tua moglie adesso? Cosa c'entra? Anche lei non mi vuole più, vi prego, aiutatemi a farla tornare da me. Io sono un uomo finito, vi prego. Ma Peppino, guarda che noi siamo venuti qui per far tornare a casa Antonio, no tua moglie. Ma anche lei non vuole più Antonio. Allora io ho pensato, se date una mano al padre di Antonio Caperzi e il cervello, pure è un'opera di bene, no? Ma guarda che con Margherita ci ha parlato. E che ha detto? Che non torna. Vabbè, ma che sì, ma è un non torna definitivo o interlocutorio? Peppino, basta, Ma perché una volta dice non torno, sai, categorico, allora che le sbatta la porta in faccia, altre volte un non torno molliccio che ti lascia una porta aperta. Ma com'è la porta, secondo te, aperta o chiusa? Vabbè, cosa si dice del Papa a Roma, Del Papa? Sì, no, a Roma c'è il Papa? Sì, appunto, ma... perché noi avremo bisogno di una benedizione. Ad lateram, tutti quanti insieme. Soprattutto io. Non mi ha qualcosa per magari un tappo con fiocco. Peppi, muori, cominci. Andiamoci a mangiare la pizza tutto quanto, per favore. Credimi, Tilly, una scena pietosa, guarda. Siamo stati fino a mezzanotte con Peppino che piangeva, si disperava. E poi noi siamo andati lì per rimettere insieme India ad Antonio, no? E invece è finito che mi ha parlato solamente di Peppino e di Margherita. Ma ti pare normale? Poveretto, l'ha presa proprio male, eh? Sì, l'ha presa proprio male. Doveva pensarci due volte prima di fare il pirla quello lì.
Comunque questo amore tra Margherita e l'ambasciatore mi sembra così strano. Ti sembra strano? Ma sei stata tu che hai organizzato l'inciuccio. Vabbè, ma che cosa c'entra, scusa? Era solidarietà femminile, eh? Però Peppino adesso è tornato, no? Gli ha chiesto scusa e poi l'ama. Non si può buttare all'aria una vita insieme per una ripicca. Guarda, faccio bene io che non mi piccio. Perché questi qui si prendono, si mollano, si ciappano, si mollano, si prendono, si mollano. A me l'unica cosa che mi sta veramente a cuore è India, che mi fa una pena, guarda, una pena. Me l'immagino, con un bambino così piccolo da sola. Certo, perché lei è testarda. Lei vorrebbe tornare insieme a Antonio, ma non lo fa. Sai perché non lo fa? Per orgoglio. Se tu sapessi che pena mi fa anche la Ludo. Perché? Cos'è successo alla Ludo? Vabbè, niente, dai, che resta sempre in casa, non vuole vedere nessuno, è sempre da sola, eh. Secondo me rifiuta gli uomini. Non va mica bene così, eh. E non va mica bene, no. Però scusami, anche tu digli, Gli ha messo un'ansia addosso, un'ansia terribile, adesso non dormo più. Devo prendere gli ansiolitici. Dai, fumagalli, non fare il fumagalli. I figli sono così, gioie e dolori. Più dolori che gioie, eh. E vabbè, sono gioie e dolori, gioie e dolori. Vabbè, ciao, buonanotte, buonanotte, arrivederci, buonanotte. Ciao, a domani, buonanotte, a domani. Ansia, che ansia, mi barano le coronarie, mi barano le coronarie. Ecco, adesso mi sono agitata anch'io. Oh, signora, oh, signor, signor, signor. Adesso mi sparo due belle bombe atomiche. Andala qui, una e una due. Ah, così almeno mi si sparano dentro lo stomaco. Paf! Sur Fumagalli, buonanotte, arrivederci, auf Wiedersehen. A domani mattina, te. Ciao, bella gioia. Chi è che mi rompa le balle a quest'ora? Chi è? Morto di me, trova di me. Sarà un fax della holding. Chi è? Uè, dove va? Io non riesco a dormire. Vabbè, prendi un sonnifero, come faccio io? Lo spari giù, pam, e dopo te dormi. Lo stomaco vuoto mi fa malissimo. Ah, sì? Allora mangiati un grissino, un pane secco. No, roba secca, non la digerisco. Allora, conta le pecore. Una pecora, due pecore. Quando arrivi 10.000, dormi, dai, no, vai, io in quella stanza da solo non ci resto. Ehi, dove va? Dove va? Sono troppo agitato, dormo con te questa notte. No, guarda, non ci penso proprio. Mi faccio piccolo, piccolo, non ti do il fastidio, occupo poco spazio, poi mi raggomito, non mi faccio ancora più piccolino. Martin! No! Non fare il bambino! Non far mio padre! Ma che ti sculaccio! E come porto, non mi faccio niente. Ma che te le do! E come porto? Dai, torna! No! Torna che parlo! No! Torna che parlo! No! Torna che parlo! No! Per favore. Ti prego, per favore, che ho preso anche il sonnifero, ho lavorato tutto il giorno, che ho un sonno che non hai l'idea, guarda. Senti, Peppe, facciamo una cosa. Rimani qui 5 minuti, 5 minuti soli. E dopo vengo a rimboccarti le coperte. E così ti lascio acceso anche la luce, eh? La luce accesa così almeno dormi. Fai la nanna, conti le pecorelle. Oh, che sonno. Oh. Ecco qua, 12.500 euro. Tondi tondi. Girate a me medesimo, così vediamo di lasciare tracce. Venga. Grazie, dottor Dominici. Adesso che mi ha dato 3 mesi di anticipo, lei è il nuovo inquilino. Albe, ma ti rendi conto che salto di qualità? Andiamo a vivere in un palazzo principesco. Palazzo Dominici. E queste sono le chiavi e il contratto del vostro nuovo appartamento principesco. Ma che, ci possiamo già entrare? Ma certo, potete andarci a dormire lì stanotte. Nel letto a baldacchino. Au. Amore. Scusi, una cosa in te. A baldacchino. Mamma mia, che meraviglia. Che meraviglia, sì. Siamo tornati a Roma. Amore mio, la città più bella del mondo. No. Dica. Come dice, scusi? Ho detto dica. A me? Sì, a lei. Ma perché mi ha preso? Del garzone del macellaio. Che significa questo dica? Significa che cosa desiderano i signori. Ecco, bravo, così, con una certa educazione, eh? I signori Dominici sono i nuovi inquilini dell'appartamento 7A, all'ultimo piano. Ma va? Che è sta? No, rido perché l'appartamento 7A ci abita il signorino Ascanio, il figlio del principe. Ah, sì? E non sa cosa le dico a lei che ride? Che è un portiere male informato. Perché nell'appartamento 7A, da questo momento in poi, ci abitiamo noi. E questo, come può vedere, lei che ride, è irregolare contratto. Ancora? Ancora chi? Lei è il terzo che solono con l'appartamento 7A. Come solono? Vede, mettono un annuncio sul giornale, incassano l'acconto d'Arpollo e poi spariscono. Dica. E che vuole che gli dica?
Mi dispiace. I mamme. Roma sarà pure la città più bella del mondo. Peccato che ci stanno i romani. Facci loro. Sul lago Lombard queste cose non sarebbero successe. Hai ragione, amore mio. Perché lì il senatore, io c'ho un calemagna che mi faccio. Quanto gli ha votato? 12 e 5. Passa che passa. Ciao. Ciao. È bello? Sì, molto. Che c'è? Eh? Niente. Mamma, io ti conosco. Quando fai quella faccia lì... Quale faccia? Quella. Significa che sei preoccupata. Sì. Sì, è vero. Sono preoccupata. Sono molto preoccupata. Per cosa? Per te. Ormai faccio la mamma da molti anni, a tempo pieno, e credo di essere diventata abbastanza brava a farlo. O comunque sufficientemente attenta. E quindi ti guardo, io non posso farne a meno, Ludo. Anch'io guardo sempre Lorenzino. Mi dispiace vederti così. Così come? Isolata, lontana da tutti. Lo so. È solo che in questo momento voglio stare da sola. Ti capisco. Ma a forza di stare da soli si finisce per diventare introversi. A volte anche un po' egoisti e questo non è bello, sai? Tu sei sempre stata una ragazza allegra, solare. Non puoi chiuderti in un mondo tutto tuo. Tu devi vedere delle persone, devi vedere gente, devi ascoltare gli altri. Vederli, parlarci, emozionarti. Lì fuori è pieno di gente per bene, interessante. Forse uscendo dal tuo guscio potrai trovare anche tu la persona giusta per te. Non credo. Almeno provaci. Presidente, guardi verso l'obiettivo. Così, perfetto. Bravissimo. Un sorriso. Sì, bravissimo. Guardi qui. Perfetto. Stupendo, stupendo. Grazie, molto gentile, eh. Arrivederla. La sua foto sarà in copertina nel prossimo numero di Top Manager. Beh, grazie. Oh, sento una cosa, una mia curiosità. Ma la vostra rivista va anche sul lago di Como? Certo, siamo presenti in tutte le edicole della penisola. Ah, molto bene. Mi vede anche Giovanni. Hai capito, Tilly? Mi vede Giovanni? No, niente, una cosa tra me e la mia famiglia. Con questa intervista lei diventerà famoso. D'altronde il gruppo Kutuzov è una realtà importante nel campo della nuova economia. Beh, e sento una cosa, se io per caso ho detto qualche cosa che non va bene oppure magari mi sono allungato, lei tagli pure, non si preoccupi, eh. Farà un figurone col suo edicolante di menaggio. Arrivederci, Fumagalli. Grazie, arrivederla, no. Arrivederla, molto piacere, grazie, grazie. Tutto bene, mio presidente? Ma cosa fa, mi spia? Supervisore, non spia. Vede... Ho appena fatto un'intervista straordinaria, fantastica, ed ho parlato bene del nostro capo. Ho parlato benissimo. Ho fatto una sfiolinata di quelle. O adesso firma questo. Non ho neanche l'idea. Cos'è? È un... 2 milioni di euro? Ferma. Ho capito, ma qui è intestato a Kalashnikov. Tu ferma. Ma stiamo comprando delle armi. Oh, no. Kalashnikov in Russia è un nome comune, come in Italia Rossi. Perciò non sono delle armi. No, è un omone mia. Questo Kalashnikov vende solo popcorn. Popcorn? Come? I popcorn di Kalashnikov? Io non ho mai sentito si chiama Kalashnikov un popcorn. Mi deve scusare, devo pensarci. Prima di firmare questo assegno, ferma. Io sono presidente. Va bene, devo pensare. Adesso ci penso e poi dopo, semmai, vediamo. Perché non so, Se tu non fermi, allora chiamo Kutuzov. No, aspetti un momento. Aspetti un momento, non si può dire niente. Sono occupato, devo firmare. Sì, noi, noi, non chiamate. Eccolo qua. Allora, vediamo un po'. Ecco. Devo fare bella chiara la firma. Eccola qua. Fatta. Mi raccomando, però. Ci metta su, non trasferibile. Ok? Sono libero. Papà mi ha mandato questi dall'Italia. Cosa sono? Dei biglietti aerei per Roma. Cosa è successo? Ma niente, papà vorrebbe che tornassi in Italia a lavorare con lui. E tu cosa gli hai risposto? Ci sto ancora pensando.
Io lo so che a te l'Italia ti manca, manca anche a me. Però penso ad Ambrogino. Qui potrà vivere in maniera più sana, più naturale. Roma è diventata un inferno, è caotica, è inquinata, la gente pensa soltanto ai soldi e alla carriera. Io penso che siamo stati fortunati a venire qui. È vero che ci mancano un sacco di cose, però viviamo come dovrebbero fare tutti, a contatto con la natura, con il mare. E senza l'orologio al polso. Io la penso esattamente come te. Però lo sai papà come si arrabbia poi, no? Guarda qua, ma te pare che uno va sull'isola dei Caraibi a morire dei pizzichi e rinuncia a sta meraviglia che è Roma, guarda. Si vede che lì si trovano bene. Lo sai come si chiama quel posto? Grenadine, a un pane la bibita. Ma che momento con Roma? Eh sì, la città di Giulio Cesare, dei Bernini, di Michelangelo. Del pupone. Mo che c'entra il pupone con Michelangelo? Ma perché il cucchiaio del pupone non è come la pennellata di Michelangelo? Amo, ma che me stai a dire? È uguale, aspetta. Ma si della gnocca! Al ladro, fermi! Aiuto! Al ladro! Mi sa che sull'isola dove si muoiono dei pizzichi che queste cose non succedono. E te creda, amore mio, lì che te scippano i papai? Oddio. No. E il coccolone, no, sì? Alberto. E dove qua? No, no, calma, ti prego, respira, respira. Forte. Sì, sì. Piano, piano. Lo sai che ti dico? Sì. Che c'ho tanta nostalgia del lago di Como. Finalmente è tornato a casa. Oh. È tornato, amore. Ciao, tesoro. Ciao. Ciao, papi. Ciao. Ciao papi. Ciao. Ti sei mancato tanto. Anche voi, mie principesse, anche voi. Oh. Lorenzino, vieni a salutare il nonno. È il mio fiolino, il mio piccinino. Ciao, come stai? Questo è il nonno romano. Preciso, però il nonno romano. Tiene avanza, tiene avanza, tiene avanza, tiene avanza, tiene avanza, tiene avanza. Allora, presidente, come va il tuo nuovo lavoro? Benissimo, però non voglio parlare di lavoro. Questo è un weekend che mi voglio passare insieme a voi senza parlare hai di ragione. Lavoro. Hai ragione. E dove hai visto Nandino? Ma questa vede ancora Nasopia Romano? Eh sì. Sì, ci mandiamo degli sms, ogni tanto chattiamo. Ah, chattano? La Lauretta è una fedele. Certo, io sono una seria, non sono mica una mezza calzetta come molte mie cotanee. Ma come parla questa qui, oh? Amore, sta crescendo e sta diventando una bella ragazza responsabile. Sì, responsabile, invece l'altra sorella, Lisa, non è mica tanto responsabile, mi sembra un po' fuori come un balcone, che le ho telefonate, l'ho chiamata, e invece lei non vuole tornare in Italia, voglio stare ai Caraibi. Papà, i Caraibi, il sole dei Caraibi. Vabbè, amore, dato, tu sei venuto qui per riposarti, non per discutere, è vero. Io sono qui per riposare insieme a voi, per fare un weekend fantastico, senza stress, ma soprattutto anche per mangiare il tuo bel risottino. È quasi pronto. Oh, signora, il risottino è pronto. Olio, stallio. Buongiorno a tutti. Oh, guaglio, Peppino, cosa ci fai qua? Lorenzo, scusami, io non ce l'ho fatta a rimanere in quell'albergo da solo per tutto il weekend. E perciò? Pensato che gli amici veri si vedono nei momenti di bisogno, in questo momento io ho bisogno, mi sento tanto solo. Chi le s'attacca? Come la gozza, è come la gozza, ma chi sta o divane mie? E modenghe, cane mie. Peppino, non fare così, stai tranquillo, adesso ci siamo qui noi. Sono un uomo sull'orlo di un baratro, dilli, dammi una mano, aiutami per favore. Ma che esagerazione, chi le sta panna seneggiata? Zitto te, non ti impicciare. E non mi impicci. Vuoi un risottino? Smetta un colpo di stomaco, grazie. Guarda, Peppino, che se c'è qualcosa che io posso fare per te, lo faccio volentieri. Peppino, che cosa vuoi, eh? Dilli, quello vuole parlare con Margherita. Zitto te. Che cosa vuoi, Peppino? Che c'è? Voglio che parli con Margherita. Cosa te l'avevo detto io? Lo volevo sentir dire da lui. Devi convincerla a tornare a casa da me. Fammi questa cortesia, digli, ti prego. Professor Cutolo, ma la sua ex? Oh, non la mia ex, sono... Dove si trova? E che ne saci? E che ne saccio? Trovala col GPS. Ma che GPS? La Margherita vive alla luce del sole nella villa del Marchese, qui accanto, no? Figurati come Marchese, quando torna a casa? Quando torna? Peppino, c'è un miracolo. Bravo, San Gennaro fa un miracolo, Maronna mia, Maronna, aiutami. Oh, mamma, sei sicuro che non vuoi risultare? No, voglio la Margherita! Peppi, non te nemmo forno a legno! E chi se lo fotte? Ti penso la Margherita mia, Margherita, Margherita, Margherita!
Mi dispiace, Tilly, ma io con Peppino non ci torno neanche morta. Non bisogna mai dire mai. Ma guarda, non è possibile. Io da quando non sto più con lui sono rifiorita. La mattina mi alzo allegra, piena di vita. Ti ripeto, io con quel bauscia di Peppino mai più. Ma lui è pentito, sinceramente pentito. Sì, però non mi interessa. Senti, Margherita, nella vita bisogna anche essere delle donne pratiche. Lo sai che il tuo Peppino ha fatto i soldi? E che cosa hai ereditato adesso, eh? Quell'inconcludente? Dai, non ci credo. No, te lo giuro, è diventato direttore di una nuova assicurazione russa qui in Italia. Sarà uno di quegli imbrogli che, come dice Alberto, faranno erbotto. No, ti sbagli, è una roba serissima. Si tratta di una multinazionale che ha fatto degli enormi investimenti. E Peppino è diventato uno dei top manager del gruppo italiano. Guarda che vive in un albergo a 5 stelle, viaggia con l'autista, eh. Il tuo maritino ha fatto erbotto al contrario. E io sono contenta per lui. Tilly, veramente sei stata carina tu a venire qui a raccontarmi il secondo capitolo della vita del signor Peppino Esposito. Ma il primo capitolo è stato così doloroso che io non cambio idea. Che ti devo dire, Tilly? A me quel presepe non mi piace più. C'ha già fa. Tesoro, fai buon viaggio. Appena arrivi a Roma chiamami, eh? Certo. Ma quando Lorenzo prende l'aereo, a me mi viene un'ansia tremenda, mi viene. Per me anche se dovesse cadere non mi cambia la vita. Basta, mi sembra di fare un quen col morto, dai. Perché senza Margherita io sono un uomo morto. Vabbè, adesso non esageriamo. Cerca di vedere le cose in un altro modo, no? Se lei non vuole tornare da te, vuol dire che non ti merita, ecco. Ma chi? Ah, sì? Achille. Ma quando? Avvocato Tigre, il grande principe del foro. Buongiorno. Qual buon vento? Sono da consegnare questo busto al dottor Esposito. A me? A voi. Questo è l'atto di procedura di separazione che sua moglie mi ha incaricato di consegnarle. Ma perché mia moglie Margherita si vuole separare? Con le buone o con le cattive. E che significa? Significa, visto che lei adesso guadagna un sacco di soldi, o è disposto a cacciare dei consistentissimi elementi mensili, oppure ci vediamo in tribunale e vi faccio nero. Avvocato, ma che cos'è, una minaccia questa qua? No, è semplicemente un avvertimento legale. Sai che cosa le dico? Lei non è l'avvocato Tigre. No. Lei è l'avvocato Verde. Attenzione! Le sue minacce non mi fanno paura. Io la distruggo a lei, a quella grandissima zoccola della sua cliente. E poi sarebbe sua moglie. Ah, già. Lei sta insultando lo suo signore in presenza di testimoni qua, eh? Ma guarda che non ha detto niente, ha detto zoccolas. È un verbo greco. Zoccolatum, zoccolarum. È latino, veramente. Vabbè, è latino, cos'è? La signora neanche ha sentito niente. Io? Che ho sentito? Ha detto un verbo. Ha detto un verbo. Un verbo. Vabbè, sono sordi, tutti e due, sono sordi. Volete che ve lo ripeto? No. Zoccola. Molto bene, adesso tu. No. Che devi scrivere? Sposami. Sì? No. Io sono disposto anche a dire davanti al giudice. Bene, ci diamo in tribunale, vi faccio nere, vi faccio. Ma che stai insegnando? Sono cose mie. Sì? E dica a mia moglie che io sono disposto anche a fare la guerra. No. Non sarà la guerra dei bottoni, sarà la guerra atomica. Boom! Poverino, chi fa a botto? Ma che stai insegnando? Sono cose mie. Avvocato, potete cancellare? Non faccio niente. Cancellate? Non lo potete dare? Non esiste proprio. Avvocato? Che cosa? Fermo! Accipigliate! Fermo! Accipigliate! Signori Fumagalli, vi comunico che da oggi in poi Giuseppe Esposito è guarito. Avvocato. Bravo, Peppino, così si fa. Ne trovo 100, avvocato, meglio di lei. 100! Sì. Sono finiti i tempi cupi. Già scatenà! Mamma mia, ma so che mi combina, Achille. Casamicciola! Beccare! O remote! Andiamo, va! Il suo curriculum corrisponde perfettamente al tipo di collaboratrice che sto cercando. Segretaria giovane, dinamica, esperta di computer e soprattutto che sappia parlare inglese. Molto bene. Da ragazza ho vissuto a Londra. Sì. This is my room, this is my table, my name is Peppino, and you're my ideal secretary. Complimenti! Vedo che anche lei lo mastica bene l'inglese. Lo mastico. Ho fatto un corso ad Oxford 20 anni fa. Quando ero giovane e felice. Ma lei è ancora giovanissimo. Diciamo che sono giovanile, ma non più tanto felice. Mi dispiace. Sto separando con mia moglie. Un momentaccio, ma non voglio tediarla con questi miei problemi. Ma no, a me può confidare tutto. Una segretaria sta sempre dalla parte del suo capo. Questo è un concetto che apprezzo moltissimo nelle donne. Purtroppo mia moglie è sempre stata una donna molto cattiva. Oh, povero dottore. Venga qui. Vicino a me e mi racconti tutto. Racconto tutto. La sta facendo soffrire, eh? Mamma mia. Le vene dell'inferno. Però io ho deciso di ricominciare a vivere.
E fa benissimo. Come si dice, morto un papa se ne fa un altro. E certo. Speriamo che venga presto una fumata bianca. E poi chissà quante donne sono lì pronte a renderla felice. Speriamo, ma io le confesso che mi sto guardando intorno. Ma sì, guardi. Guardi pure. Posso? Se lo merita, dopo tutto quello che ha sofferto. Io, se fossi la sua segretaria, non avrei nessun imbarazzo a farmi guardare. Con questo curriculum? Io per il mio capo sono disposta a tutto. Non sto lì a guardare l'orologio. Brava. Se il mio capo mi chiede un fuori orario, un festivo, un weekend... Che fa? Io sono sempre disponibile. Purtroppo i miei weekend li passo da solo in albergo. Adoro il fuori orario nelle suite. Fuori orario? Cose mai viste. E piccoli che c'è sta cuduccia, non capito come... Moira. Dottor Dominici. Ma vi conoscete? Pure troppo bene. Che stai a fare qua? La stavo assumendo. Ma sei matto? Te la devo stare al cervello. Questa te rovina come rovinata a me, sai? Fatti hai fatto tu. Peppino, come tiene o tavola di lavoro? Ovale? No, rettangolare. Meno male, perché chi sta è peggio di Monica Levischi. Nina, aria, fuori da qui. Subito, passi lunghi e ben distesi. Fuori! Guardi che io non mi merito di essere trattata così. E manco io mi meritavo di non aver dormito residence in un letto matrimoniale insieme a Lorenzo, con due polacche che ogni due muti bussavano alla porta. Che ci fai sentire, Gianni Morandi? Fuori da qui! Via, subito! Me ne vado. Meglio! Mi lasci almeno un po' di curriculum. L'accompagno io, non preoccupatevi. Così è sicuro che se ne va. Peppino Lorenzo, c'è Cutuzzo, fede. Sì, vengo. Caro Cutuzzo. Bentrovato, boss. Cari amici italiani, devo affidarvi operazione di massima importanza e riservatezza. Dica, dica pure. A disposizione. È intenzione di mio gruppo intensificare investimenti esteri. E così ho deciso di entrare nel magico mondo di football. Ah, come bravo, fisco il Chelsea. Sì. Chelsea. Gli è morta la maestra. Va bene, Chelsea. Va bene, vi ho capito. Bravo, Fumagallo. Cutuzzo vuole diventare il nuovo padrone di squadra di calcio. Vuoi fare ricerche e comprare per me grande squadra italiana? Otlishno? Da Svidania. Vai, vai! A sentirci, io ho un'idea. Ti chiamo subito Sensi e mi faccio venire. No, chiamiamo De Laurentiis, così prendiamo il Napoli. Ma ti pare che un Cutuzzo se va a comprare una squadra di Serie C? Ragazzi, io ho un'idea fantastica. Prendiamo Milan e Inter insieme. Quindi siamo a posto, no? Per favore, io chiamo Rosella subito. Io chiamo Aurelio. Io chiamo Latilli, mi sento tanto solo. Signora Dominici, scusi, torno dopo a finire pulizie. No, no, fai pure, cara, per me non c'è problema proprio. Oggi ho fatto 100 chilometri a piedi. Sto cercando casa e ho girato mezza Roma a visitare appartamenti. Allora leva via. Beh, sì, dopo qualche giorno vivere in albergo diventa fastidioso. Io poi sempre chiuso qui dentro, mi viene la claustrofobia. A me dispiace che lei lascia albergo, perché lei, signora, è elegante, simpatica. Vera signora! Beh, sai, cara, il mio babbo era il barone di Hassel della Ghirlandaia, una delle più antiche famiglie di Firenze. Anche io in Romania ero contessa. Giura? Sì, mio nonno, Vladilia Popescu, era grande amico di sua maestà il re. Poi è venuto comunismo e tolto tutto a noi. Lei vede me adesso che faccio cameriera, ma io laureata filosofia. Ma che mi dici? Tutta la vita è strana. Prima vai su, poi vai giù, poi vai su, poi vai giù, poi vai su. Non dirla a me, guarda. Io negli ultimi tempi ho vissuto sulle montagne russe. Ma anche suo marito, barone? No, lui è romano. Però molto simpatico. Fallo pure antipatico. Pensa che l'ho sposato proprio per la sua simpatia. Mi faceva quasi ridere. Beata lei. Io invece fidanzata con un uomo triste. Nobile rumeno? No, pizzaiolo egiziano. Pensa sempre a piramidi e piange, piange. Sapessi quanto manca a me Piazza della Signoria. A me manca Castello Dracula. Ma ti manca Dracula? Da morire. Piccola burla. Ah. Noi rumeni scherzosi. Sì, senti, comunque è meglio se torni più tardi. Adesso devo fare un paio di telefonate, c'ho un po' da fare, grazie. Dracula, ciao. Prendiamoci questo carrello, se no io ti mordo.
Pronto? Parlo con il reparto oncologico dell'ospedale maggiore? Sono la signora Fumagalli. Avevo un appuntamento lì da voi stamattina, ma vorrei avvertire il professore che arriverò con un po' di ritardo. Sì, sì, tra una mezz'ora. Grazie, grazie. Signora Fumagalli. È una paziente. Sì, appena arrivata. Mm-hmm. Chieda la sua recensione. Grazie. Ludo! Tu che ci fai qua? No, che ci fai tu? Signora Castelli, questa è mia figlia. Un attimo solo, parlo con lei un minuto. Siccome adesso ho un po' di tempo libero, ho pensato che fosse giusto fare qualcosa per gli altri. Così due volte alla settimana vengo qui e faccio il volontariato. Chissà che mi credevo. Ah, ma comunque è una cosa bellissima. Se sapessi quanta gente c'è qui malata e sola, in questi reparti. Io vengo qui, ci parlo, li tengo compagnia, li aiuto a sentirsi meno tristi. Ciao, Filli. Ciao. Lei è la Ludo, lui è Francesco, fa il volontario con me. Ciao, Ludo. Ciao, Francesco. Francesco, perché non racconti alla Ludo quello che facciamo in associazione? Così magari la convince a darci una mano. Perché no? Dai, amore, ci vediamo stasera a casa. Mamma, non ti preoccupare, che la mamma sta bene. Ok, ciao. Tua madre è grandissima. Signora Castelli, adesso ci andiamo a fare una bella passeggiatina. E pensare che non sapevo niente dell'ospedale. E chi viene qui a fare la volontaria? Punto, è una grandissima. Ti va di prendere un caffè? Va bene. Eccolo! Ha capito che transatlantico è il paperone della steppa? Benvenuto in Italia, boss! Cari amici miei, che cuvas di là? Che piacere vedervi! Fatto buon viaggio? Sì, mio jet personale è molto comodo. Mamma mia! Posso presentare a voi l'onorevole Andrei Filipovic, un caro amico che aiuta il nostro gruppo. Salve. Con grande affetto. Al Maiora! Piacere. Molto, molto piacere, molto. Piacere. A disposizione, onorevole. Piacere. Сегодня вечером мы выходим. Come dice, scusi? Onorevole mio ospite d'onore, stasera portiamo lui il migliore ristorante di Roma. Onore, lei ha trovato l'America qua. Modestamente a parte, la situazione dei ristoranti a Roma è tutta in queste mani. Bravo, Dominici. Naturalmente voglio cena con Garnier, contorno. Contorno? Asparagi, puntarelle, broccoletti, cicoria ripassata. Lo abbuffiamo di contorno, onorevole. Tu non capito. Serve altro contorno. Carciofi alla romana. Quel contorno là. Da. Hai capito il sorcio? Per lui e per me. Doppio contorno. Sì, abbondante. Pure. Commendator Kutuzov, se vuole seguirmi, l'accompagno nella suite presidenziale. Spasibo. Prego. Ci vediamo stasera. Arrivederla. A disposizione. Arrivederci. Molto gentile. Arrivederci. Grazie. Oh, senti un po', Alberto, ma tu conosci un locale qua a Roma specializzato in contorni? Io fregassai a quelli dei puntarelle e d'asparagi. Quelli per contorni intendevano dire due gnoccolone. Gnoccolone? Giovedì trippa e sabato gnocchi? No, casomai giovedì gnocchi e sabato trippa. Du gnoccolone? Che capito? Oh, du mignote? Ma tu l'avevi capito? Subito. Appena parlato di contorni ho capito che non si trattava di melanzare a funghette. Ma noi siamo mica i loro rufiani, eh? Ma che te frega? Sono ricchi, sono divertiti, che fai? Analizzare la gente? Ma sta a fare io non so dove trovarle, le loro. Sì, è per questo manco io, però... Ci abbiamo casa nuova qui, che deste pratiche pratico. Figurati. E di la verità, dov'è che le trovavi, dai? Fatti fatti che erano loro che cercavano a me. E certo. Boom. Perché eri bello, boom. No? No, perché eri carico dei sordi? Vabbè, comunque basta che vai su internet e hai risolto il problema. www.mignotte.com. Ah, su internet. C'è tanto corto che pigli i virus, Ah, ma senti un po', ma le trovi per corrispondenza? No, si affittano. Col box? Sì.
Siamo ammobiliate. Allora, cammina, andiamo su. Tilly! Sei arrivata. Ciao. Hai fatto buon viaggio? Non vedevo l'ora di arrivare. Che piacere vederti. Dai, 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 non mi far restare sulle spine. Dimmi la sorpresa. Eccola. Margherita! Cara! Ciao, Simonetta. Beh, il marchese non è venuto? Il mio marchese? Geneminga. Sono stata una vera cretina. Pensavo che fosse una persona per bene, onesta. E invece? E invece era un imbroglione. Ci posso credere. No, no, un super imbroglione. Pensa che gli ha svuotato il libretto del risparmio. 20.000 euro. E si è portato via anche l'assegno degli alimenti di Peppino. Altri 5.000 euro. Ma com'è possibile? A vederlo sembrava un gentleman. Pare che non fosse nemmeno marchese. Ma va, ma pensa, non l'avrei mai... L'avevo intuito. Come ho potuto lasciare il mio Peppino per un imbroglione delinquente? Dai, Margherita, non ci pensare. Vedrai che tornerà tutto come prima. Peppino ti ama e ti perdonerà. Io non vedo l'ora di riabbracciarlo, mio Topino buono. Beh, insomma, poi tanto buono, pure lui ne ha combinate di tutto. Peppino, sono in camera, così gli facciamo una bella sorpresa. No, no, i nostri mariti sono a una cena di lavoro. Perfetto, ci presentiamo al ristorante con Margherita. Sai come saranno contenti? Sì, sai che colpo gli prende a Peppino?